qualcuno, perché come dicevo l'altra sera con alcuni amici, chiedere su materie scientifiche è molto più facile che su materie umanistiche, perché quando si parla di materie umanistiche sembra che tutti dobbiamo essere acculturati. Cioè, se uno non sa, vero Manuela, qualche cosa di storia, di filosofia o di letteratura, sembra che ignori tutto. Mentre invece se uno non sa sulle ere, sull'origine del sole o sulla matematica, è lo stesso. È vero che è così? Quindi, ecco, se nelle materie umanistiche vi è più difficile fare domande, in quelle scientifiche invece no. Quindi dovete chiedere, se avete naturalmente delle domande, perché se no, no. Comunque adesso, per sollecitarle, io farò un excursus veloce delle slide dell'altra volta. Così noi riprendiamo e continuiamo il discorso di questa sera, che è un discorso molto corposo. Voi direte, mamma mia, se l'altra volta era meno corposo, stasera cosa ci tocca? Ecco, beh, insomma, credo che sia un'altra pietanza abbondante, purtroppo. La prossima volta no. La prossima volta sarà una cosa invece più leggera, più leggera nel senso più vicina alla discorsività nostra, insomma, perché è una lezione di geografia dell'arte. Stasera invece è una lezione soprattutto di scienze geologiche e di preistoria. Allora, grazie Lorenzo, andiamo alle slide dell'altra volta. Dunque, l'altra volta piano ho iniziato proprio, ecco, dal discorso di geografia, facendo naturalmente che cosa studia questa materia, la geografia fisica e la geografia antropica e la geografia dell'arte, che è una branca della geografia antropica, quindi della geografia dell'uomo, della geografia umana. E la prossima volta vi farò una lezione, la prima lezione di geografia dell'arte. Questa è, ho detto, una materia disconosciuta, perché in genere si fa sempre storia dell'arte. Quindi si parla del tempo artistico, non si tratta mai invece dello spazio artistico. Mi capite lo stesso, anche se purtroppo devo voltarvi le spalle? Riuscite, se no con il microfono. Mi sentite bene? Andiamo avanti. Ecco, qui naturalmente dopo c'è un grafico, tra virgolette, sulla geografia, dove nasce la geografia, Mesopotamia, Egitto e Grecia. Ecco, i personaggi più importanti che hanno tutti, diciamo, greci, visto che la Grecia è la culla dell'inizio dell'archè della geografia, che hanno avuto interesse per la geografia, che hanno dato dei contributi. E lì ho messo, per ricordare, la famosa scuola di Atene di Raffaello, che è alle stanze Vaticane a Roma, e soprattutto perché mentre nell'arco in fondo c'è naturalmente Platone e Aristotele, ecco, il personaggio giù, che effettivamente è stato assunto da Raffaello dopo, assiso sui gradini, è Eraclito, con il viso veramente di Michelangelo. Quindi è un omaggio a Michelangelo, ma questa è un'aggiunta successiva di Raffaello, forse per peso, per fondus del quadro. Questo è Eraclito, e sapete quanto ho parlato l'altra volta di Eraclito col suo trivello e soprattutto con la misurazione della circonferenza terrestre. Ecco, Pitagora, Senofane, c'è un refuso, non è Senofone, è Senofane di Colofone. Eraclito era molto, poi, ecco, Kant, Newton, la Plassa, Hubble, li abbiamo visti l'altra volta. Poi i più grandi geografi antichi, Strabone, Plinio, Pomponio Mela, Plinio il Vecchio. Plinio il Vecchio è colui che fu arso dall'eruzione del Vesuvio di 69 d.C., quella che distrusse Pompeo, Corrado e Stabia. Lui era un naturalista vulcanologo, anche era proprio sul cratere, perché ai 8 sentore di questa eruzione imminente andò ed è morto proprio in quell'occasione. Ecco, i più grandi astronomi, Aristarco di Samo, che aveva già capito dell'eliocentrismo, poi il Parco Tolomeo invece geocentrismo, Copernico eliocentrismo, Keplero, le tre leggi di Keplero, che stasera spero di riuscire almeno a dirlo in maniera molto semplice, Galileo col suo telescopio. Ecco, poi i grandi geografi che hanno inventato la geografia umano-antropica, tedeschi, von Humboldt, Ritter, Ratzel, Hecker è colui che ha, diciamo, il fondatore dell'ecologia, Vidal della Blasio invece è francese, poi Emmanuel de Marton.
Allora, Humboldt, Ritter, Ratzel, Haeckel sono dei deterministi, cioè praticamente l'ambiente fisico che condiziona l'uomo e le sue scelte, mentre Vidal della Plas in particolare è un possibilista, uno storicista, e dice, afferma che invece l'uomo che può naturalmente interagire con l'ambiente è anche assoggettato alle sue volontà. Da questa concezione vitaliana poi un certo Favre ha coniato il volontarismo, che addirittura è un'esasperazione del possibilismo, nel senso che l'uomo se vuole può, e qui si sono legate molto le realtà del Novecento con innescando problemi ecologici molto forti, perché l'uomo può, ma a volte va oltre il borderline che è armonico fra uomo e natura. Emanuele Dermantone è l'ultimo grande geografo, è morto nel 55, di Vania. È chiaro che c'è Paul Pravallo, per esempio, della Sorbona di Parigi, era alla Sorbona di Parigi, che è stato un grande geografo comunque, possiamo adesso stare a questi nomi. Ecco, dopo questo preambolo ho iniziato a fare la genesi dell'universo, come si è formato con la teoria stazionaria e quella inflazionaria del Big Bang. Dopodiché, ecco, ho accennato velocemente alla teoria delle stringhe, perché qui bisogna fare la teoria sia della relatività di Einstein sia quella naturalmente di Max Planck, cioè la teoria dei quanti, per arrivare a quella delle stringhe, almeno sapere di questa plasticità universale. Poi naturalmente dopo che ho parlato della crisi dell'universo, della genesi dell'universo, 15 miliardi di anni fa, ho parlato delle galassie, delle nebulose, dalla nebulosa è nato il sistema solare, le costellazioni e la Via Lattea, che è la galassia da cui noi proveniamo. Ecco, ho detto il sistema solare, come si forma il sistema solare? Dalla nebulosa della Via Lattea, e il sistema solare, che ha naturalmente il Sole, 9 pianeti, 63 satelliti e oltre, poi meteore, meteoriti, comete, polveri cosmiche, attorno alla nube di Oort, che è la nube di cubiscoli ghiacciati, da cui si staccano le comete che vengono in circolo nel sistema solare ed extrasolare. Poi, vado molto forte perché non voglio impiegare più tempo, ecco, questi sono i pianeti con il Sole, con tutti i pianeti attorno, questo è, il pianeta Terra come si è formato, qui ho detto idrosfera, atmosfera, litosfera, di cui parlerò molto questa sera, e biosfera. Poi, ecco, le misure, queste ve le ho date, non le ho neanche lette, perché voi le potete leggere, le misure più importanti, distanza della Terra, circonferenza della Terra, le avete tutte quante. Ecco, poi ho detto, i tre sistemi integrati che formano il geosistema, cioè il sistema Terra, sono la litosfera, litos in greco vuol dire pietra, poi c'è la idrosfera, idris vuol dire acqua, poi c'è l'atmosfera, atmos vuol dire vapore, la biosfera, biosfera vita. Io sto facendo comunque un elenco di tutti i termini con tutte le etimologie. La prossima volta ve li distribuirò, in modo che voi avrete tutto l'etimo delle varie parole che, scientifiche che io vado dicendo. Questa sera non lo do perché non è completo, ci sono sui termini dell'altra volta. Per esempio, per farvi un esempio molto semplice, ecco, per esempio, ecco, peril, la greco perinton, helios, sole, sono tutti fatti così, insomma. Oppure artico, deriva dal greco artikos, che vuol dire dell'emisfero dell'orsa, perché arctos in greco vuol dire orso. Quindi io dopo vi darò tutti, perché non sto a farvi un elenco etimologico, perché sennò diventerebbe, già per la prima lezione sono quasi due facciate. Quindi la prossima volta vi darò tutto quello che vi serve per le due prime lezioni, perché poi per le altre non è così necessario, perché sono termini di uso comune. Poi, allora, ecco, dopodiché ho parlato della Luna, della formazione della Luna, con i quattro teorie, ma soprattutto quello dell'impatto gigante, dietro, che è questa, e di cui abbiamo parlato l'altra volta, e qui ci sono delle misure relativamente al satellite Luna. Poi, ecco, qui la struttura del nostro pianeta, di cui questa volta
volta parlerò molto, cioè come è il nostro pianeta dall'interno fino alla crosta sommitale. Eccole qua, guardate questa figura che è importantissima e adesso proprio comincerò, un po' più avanti nella serata, comincerò proprio di qui. Le forze convettive o di convezione sono all'interno del mantello, vedremo, e sono praticamente delle ascensioni di materiale di magma incandescente che, essendo molto caldo, sale verso la superficie, si raffredda e ritorna in circolo. Quindi le forze di convezione formano dei circuiti chiusi, quindi dall'interno del mantello, per densità naturalmente forte ma molto caldo, migliaia di gradi, il magma sale, perché il tetto della Terra è magmatico, sale verso la superficie perché la densità, perché il caldo ha una densità inferiore del freddo, quando è in superficie piano piano si raffreddano e poi questi flussi tornano in parte all'interno della Terra, in parte invece fuoriescono, vedremo, nelle dorsali oceaniche, e di qui si collega tutta la teoria della tettonica placche, che è la teoria più accreditata da anni dai geologi. Cioè il nostro pianeta è dinamico, cioè ha una vita geologica legata alla tettonica a placche. La tettonica è la scienza che studia il dinamismo della crosta terrestre. Quindi tutto ciò, i fenomeni dinamici della litosfera, sono studiati dalla tettonica. Allora, andiamo avanti. Ecco, le rocce. E di qui comincio questa sera. Dalla litosfera, le rocce magmatiche possono essere inclusive e fusive, vedremo sedimentari e plastiche, organogene chimiche, le metamorfiche, le file di micasisti e gli ignes. Quindi dicono gneis, ma si dovrebbe dire gneis. Ecco, allora, la prossima, qui è un'altra classificazione schematica e qui c'è il ciclo delle rocce. Questa è la prima lezione. Adesso riprendiamo dalla litosfera, mi sembra, vero? Ecco, esatto. Allora, litosfera, litos, pietra, roccia, sfera è la sfera, è la palla in greco. Quindi la sfera della roccia, quindi la litosfera è la parte crostale del nostro pianeta. Fate finta, come dicevo l'altra volta, che il nostro pianeta sia come una cipolla, cioè è a più strati. C'è un nucleo centrale, un nucleo quindi interno, un nucleo esterno, un amplissimo mantello. Nella parte più alta del mantello è una situazione diversa di astenosfera, si chiama, e sopra proprio una pellicola variabile di litosfera. Quindi nucleo centrale, ripeto, un nucleo solido per la grande densità e la forza di gravità, ed è formato quasi esclusivamente da ferro e nichelio, soprattutto ferro. Ecco perché il nostro pianeta si comporta come una calamita, perché il nucleo centrale è nichelio e ferro, alcuni dicono nife. La parte invece attorno a questo nucleo centrale, sempre di nichelio e ferro, ma fusa, liquida, è il nucleo esterno. Attorno c'è questo grande mantello, che tempo fa dicevano di ossidi e solfuri, sì, ossidi d'accordo, ma ci sono molte altre sostanze minerali, e questo mantello nella parte più alta ha una astenosfera meno densa. Sopra è ricoperta il nostro pianeta da rocce, rocce che possono essere, adesso le studiamo, possono essere, e adesso vado più piano, possono essere sedimentarie, magmatiche o ignee e metamorfiche. Allora, le più importanti in assoluto sono le magmatiche e le metamorfiche. Le sedimentarie, che ci interessano da vicino qui in Pianura Padana, sono una percentuale più limitata nel nostro pianeta. Allora, quali sono le rocce magmatiche o ignee? Sono quelle rocce che provengono in maniera endogena dall'interno del nostro pianeta. Quindi sono
basalti, sono gabbri, hanno nomi particolari. Le più importanti, io nell'intervallo ho portato esempi di rocce, li metterò qui o lì e voi li guarderete per vedere davvero come sono queste rocce. La più importante classificazione delle rocce magmatiche è quella che suddivide le rocce magmatiche in intrusive ed effusive. Allora, le rocce magmatiche intrusive quali sono? Sono quelle che si raffreddano nei milioni di anni e anche in qualche miliardo di anni in ambiente anaerobico, quindi in assenza di aria, quindi sottoterra, tanto per essere molto così, terra terra, quindi in ambienti in mancanza di aria, alcuni magmi non riescono a far uscire dall'interno della terra, si solidificano dentro in un tempo lunghissimo e sono rocce intrusive olocristalline. Olocristalline, oro significa vuol dire del tutto praticamente, vuol dire che sono completamente cristallizzate, non hanno alveoli di aria nella loro struttura. Sono le rocce più dure, sono i graniti. Ecco, le Alpi hanno molte di queste rocce, ma soprattutto le zone più antiche, vedremo, sono prevalentemente granitiche. Se invece un magma riesce a far uscire e si raffredda in presenza aerobica, abbiamo delle rocce effusive, non sono olocristalline, sono meno compatte e sono i porfidi. Il porfido è una roccia molto meno compatta del granito, il granito è una roccia durissima. Se chiedete a uno scultore di farvi una scultura in granito, vi dice di no, perché sono pochissimi scultori che riescono a scolpire il granito, perché è una roccia quasi impraticabile a livello artistico. Il porfido pure, perché si frantuma facilmente. Beh, i porfidi li abbiamo anche in città, ecco, sono naturalmente quei cubetti in via Giorgio Regnoni, per esempio, questi sono, è il porfido, è una roccia che va bene per queste situazioni, ma non è una roccia olocristallina molto compatta, ugualmente antica. Quindi sono rocce in genere molto, molto antiche, che risalgono, vedremo, all'archeozoico e al paleozoico. Quindi sono rocce che sono in terreni in genere molto, molto vecchi. Voi direte le Alpi? Beh, sì, le Alpi sono orogeneticamente recenti, ma le rocce sono preesistenti. Questo ne parlerò di questa nella seconda parte. Quindi le rocce magmatiche prevalenti sono queste, poi vedrete come sono questi graniti, questi porfidi. Le rocce magmatiche, qui ho messo alcuni esempi, roccia magmatica intrusiva al granito, magmatica effusiva il basalto. Sì, il basalto è la roccia più diffusa del nostro pianeta, perché fuoriesce dalle fenditure delle dorsali oceaniche. Il basalto può essere di formazione più recente o meno recente, insomma. Ecco, poi rocce, se, un attimo, voglio dire una cosa, voi conoscete i coni euganei, vicino a Padova? Tutti questi coni, molti si chiedono, ma perché? Quelli sono vulcani che non sono implosi, non sono riusciti ad esplodere, quindi sono magmi che sono ascesi in verticale, non sono riusciti a rompere la crosta. Le rocce che li formano si chiama trachite, è una roccia intrusiva, ma non è antica come il granito, quindi non è così cristallizzata, tanto per avere un'idea concreta. Dunque, rocce quindi rocce magmatiche o ignee, ma ce ne sono tante, ci sono, io ho detto i graniti porfidi, ma sono una quantità, ma per avere un'idea soltanto. Poi le sedimentarie. Le sedimentarie sono le rocce che vengono trasportate come sedimenti, possono essere alluvionali, come ad esempio quelle trasportate dai fiumi. La pianura padana è una pianura alluvionale. Il Po con i suoi affluenti
nel Neozoico, nell'ultima era, vedremo quando faremo le ere più avanti, ecco, hanno trasportato questi grandi sedimenti colmando il Golfo Padano. Dove noi siamo oggi, qui c'è un mare profondo circa 1000 metri, quindi fino a 10.000 anni fa, no. Adesso vedremo con delle interruzioni interglaciali, vedremo quando viene il quaternario, ma la nostra pianura è così da 10.000 anni, prima è stata più piccola, più grande, più estesa, meno estesa, vedremo, ma fino a 2 milioni di anni fa qui c'era il mare, quindi le nostre colline, le nostre montagne erano spiaggia alta, come la Liguria ad esempio oggi. Il quaternario ha portato queste alluvioni tramite il Po e tutti i suoi affluenti, eccetera, e ha colmato questo grande golfo. Ma parlo di tempo geologico. Ci sono altre pianure invece, diciamo, sedimentarie, che sono ad esempio in Cina e in Russia, e sono trasporti eolici del vento, sono i famosi Chernozyom o terre nere fertilissime dell'Ucraina, in questo politicamente sono in Ucraina, o i Les, l'Oes della Cina, le terre gialle cinesi sono fertilissime, i terreni alluvionali sono friabili, come la nostra pianura padana, profondi, coltivabili, ricchi di humus, sono sedimentarie quando sono naturalmente compatte. Allora, sedimentari sedimenti, quelle di cui ho parlato, le alluvionali eoliche, si chiamano clastiche. Clastos vuol dire frammentato, quindi sono rocce friate. Se voi andate su nel nostro Appennino, vedete tutte quelle formazioni a strati, a lunghi fiumi, quella formazione Marnoso, Arenacea, Romagnola. Sono arenarie e marne, quelle più compatte sono le arenarie, quelle meno compatte le marne. Sono rocce sedimentari anche quelle, quelle erano in fondali marini, vedremo, clastiche. Quindi sono le arenarie, le marne, le argille, i conglomerati, le brete, eccetera. Allora, sedimentaria, la clastica non l'ho messa? È la prima? Ecco, ho messo l'arenaria, è una fotografia. Poi, le sedimentarie possono essere anche organogene, sono importantissime, cioè sono di origine organica, in genere provengono da coralli, madrepore, conchiglie, cioè da involucri di, non solo, di animali marini. L'esempio classico è il calcare. Il calcare è un carbonato di calcio, CaCO3, oppure la dolomia, che è un carbonato doppio di calcio e magnesio, CaMgCO3 preso due volte. Allora, parliamo, anche il calcare ha una genesi simile alla dolomia. Visto che noi abbiamo le Dolomiti uniche in questa formazione in Italia, vi dico come sono formate, anche se ritorno dopo su questa cosa. Erano degli antichi atolli corallini in un mare tropicale, sobbalzati dall'orogenesi alpina nell'era successiva, quindi alzati questi atolli, naturalmente litificati nell'era successiva alla loro formazione in mare tropicale. Ecco, per quello rocce organogene, quindi sono dei carbonati di calcio, le dolomie sono carbonati doppi di calcio e magnesio. Questo pallore che hanno i monti pallidi proviene proprio dalla presenza di magnesio, perché invece il calcare è biancastro. Qui ci sono anche i travertini, per esempio. Poi ci sono tra le rocce, dunque, non ho messo nient'altro tra le rocce sedimentarie, perché ci sono anche le sedimentarie chimiche. Le chimiche sono ad esempio le stalattiti, le stalagmiti. Se state nelle grotte fra sassi, per esempio, ecco, quelle sono proprio per percolazione di acqua contenente carbonato di calcio. E quindi nelle migliaia di anni si formano le stalattiti dall'alto, le stalagmiti dal basso, per
percolazione, sono rocce sedimentarie e chimiche, sedimenti. Ecco, il terzo gruppo sono rocce metamorfiche, la parola dice, hanno avuto un cambiamento, una metamorfosi. Allora, possono essere magmatiche che si sono metamorfosate o sedimentarie che si sono metamorfosate. Come fa una roccia a cambiare? Quando viene a contatto, per esempio, di una forte pressione o di forte calore. Quando una roccia, ad esempio, viene sepolta, che sia ignea o che sia sedimentaria, la pressione aumenta, parliamo di grande profondità, il calore aumenta, subisce una trasformazione chimico-fisica e quindi si metamorfizza. E sono rocce in generale tutte strati e sono le fille di bellissime, sono a vedere auree, le fille di micacisti, gli igneis. Io comunque ho portato degli esempi dopo, ve li farò vedere perché così memorizzate meglio. Quindi, magmatiche, intrusive, granito, intrusivo, porfido, sedimentarie, sedimentarie plastiche, tipo l'arenaria, la magma, sedimentarie organogene, calcare, dolomie, le chimiche, meno importanti, poi le metamorfiche, possono essere fille di scisti, gneis, eccetera. Queste sono le rocce che compongono la litosfera, ora che compongono soprattutto la crosta emersa, ma quella sommersa, cioè i fondali oceanici che sono il 71% del nostro pianeta, il nostro pianeta oceano, come dicevo, non terra, ecco, da cosa sono formati? Allora, la parte più profonda è basaltica, quindi sono rocce magmatiche effusive, perché vengono, fuoriescono dalle, vedremo, dalle faglie che si formano per i moti convettivi, le tonica placche. Sopra questa realtà però c'è una grandissima sedimentazione di organismi morti, quindi si formano naturalmente delle sedimentazioni molto spesse, proprio perché tutti gli organismi che muoiono poi vanno a fondo e lì avendo trasformazioni chimico-fisiche, per cui i nostri, poi ci sono tante cose, poi nei nostri fondali marini ci sono per esempio i globuli polimetallici, che è l'ultima frontiera, sono delle sfere, nei fondali del Pacifico, ricchissimi di minerali, di ferro, di uranio, e lì c'è una guerra economica, perché sono acque extraterritoriali, e quindi chi li può sfruttare? Non c'è ancora una convenzione internazionale. Ci sono i fanghi agrobigerine, che sono ad esempio dei minuscoli esemplari di alto di acque molto profonde. Insomma, però in genere, per farvi capire, i nostri fondali oceanici sono tutti sedimentari, però sopra ad un strato importantissimo basaltico che a volte fuoriesce. Ecco, la nostra crosta, pur variabile, perché in alcuni luoghi è più profonda, in altri è più spessa, in altri meno, non appare, cioè ricopre tutto il geoide. Ho detto che il nostro pianeta è un ellissoide di rotazione, ma meglio dire geoide. Dov'è che, ad esempio, cioè, il mantello sottostante, cioè la stenosfera, fuoriesce da qualche parte? Sì, perché fate finta che la nostra litosfera possa avere anche delle ferite. Le ferite sono le grandi fosse oceaniche, quelle delle Marianne, quelle delle Filippine. Il fondo di queste fosse, in effetti, approda alla stenosfera, quindi al mantello sottostante la crosta terrestre. Dov'è che è più spessa la crosta? Dove ci sono i grandi collegamenti, il collegamento alpini malaiano, montagne rocciose ande, la crosta lì è molto più spessa. Quindi a grandi linee questo è il nostro pianeta su cui noi camminiamo e quindi su cui noi svolgiamo le nostre. Ecco, in alcuni libri voi potete trovare una classificazione un poco più vecchia, e potete trovare questa cipolla,
Allora avrebbe il nucleo di chelio e ferro, poi alcuni dicono ozon, oste e solfuri, ma non è più esatto. Poi ci sarebbe una parte che noi chiamiamo oggi stenosfera di silicio e magnesio, sima, e la parte sommitale della crosta silicio e alluminio, sia, perché in effetti la silice è presente molto nel nostro pianeta, la SiO2, quindi è molto presente a livello superficiale. E quindi questa però distinzione NIFE, SIAL, SIAL e SIAL oggi non è più seguita. Quella che è seguita è quella che vi ho detto io adesso. Dunque, adesso invece andiamo a vedere un attimo. Questa crosta terrestre è molto dinamica, come dinamica il pianeta. Quando io insegnavo, dicevo, noi parliamo sempre di vita quando parliamo di vita biologica, ma riguarda le piante, gli animali e gli esseri umani. Ma c'è un'altra vita, che è quella geologica, che è molto più importante a livello di universo, di cosmo, e che è importantissima anche per noi. Il nostro è un pianeta vivissimo. La Luna no. La Luna è un pianeta che si sta spegnendo a poco, tant'è che se all'inizio ha avuto una situazione dinamica parossistica, poi perdendo l'atmosfera e l'acqua, piano piano si è fermata, tant'è che oggi sappiamo perfettamente con le sonde lunari, ma soprattutto mettendo piede sulla Luna, che la Luna ha ancora una microsismicità e un microvulcanismo, ma non è così frequente come da noi. La Terra è uno dei, a parte per i paesi stati gioviani, Giove, Saturno, Nettuno, Urano, che hanno, di Plutone conosciamo poco, che hanno un'attività paurosa, addirittura non sa neanche solidi, ecco, però nei pianeti interni, Mercurio, Venere, Terra e Marte, la Terra è quella che effettivamente insieme a Venere e a Marte ha più attività. Mercurio è un po' come la Luna, anche se è un pianeta e non satellite, perché ha un'atmosfera assolutamente e non ha acqua. Ecco, allora, il nostro è un pianeta ricchissimo di fenomeni endogeni, perché è un pianeta che ha 4 miliardi e 600 milioni di anni, ma è a metà della sua vita, perché il sistema solare, come vi ho detto, è apparso, si è formato circa 5 miliardi di anni fa, consecutivamente i pianeti, quindi la Terra, e con i pianeti poi anche i satelliti. Quindi siamo circa a metà, perché il sistema solare è stato calcolato che avrà una durata di vita di 10 miliardi di anni. Voi dite, ma come si fa a calcolare? Perché le stelle di medio-bassa grandezza come il Sole involvono, dopo un gigantismo rosso, involvono in nane bianche in circa in questo lasso di tempo. Allora, quindi è ancora vivo, è ancora un pianeta giovane? No, nella fase che transita la giovinezza e la maturità. Ecco, quindi è una media età. Allora, quali sono i fenomeni endogeni? Cioè quelli che provengono dall'interno di questo pianeta che è ancora fuso. Sono il vulcanismo, la sismicità e un altro fenomeno molto meno frequente, apparentemente, il bradisismo, che è stato a Pozzuoli e ha visto il Tempio di Serapide. Ecco, lì è soggetto a bradisismo positivo e negativo. Il bradisismo è positivo quando c'è un abbassamento in geofisica, è negativo quando c'è un innalzamento, ma sono fenomeni pseudo-vulcanici. Sono legati al fatto che i campi tra i grei sono di origine vulcanica. Fenomeni pseudo-vulcanici sono anche tutti i fenomeni termali, noi siamo ricchissimi qui. Sono fenomeni di vulcanismo secondario, si dice. I più importanti sono i vulcani e i terremoti, invece, ve lo sappiamo. Allora, è chiaro che non vi sto a dire tutta la geofisica dei vulcani e terremoti, perché saremmo qui soltanto per un riferimento in una serata intera, ma almeno per avere un'idea. Allora, dunque, i vulcani si formano in genere proprio da spaccature, vedremo, con la tettonica placca, che poi vedremo appunto, da spaccature della crosta
fuoriuscendo il magma esce e con il magma si formano naturalmente i coni vulcanici, oppure naturalmente alcuni vulcani più con magma più denso solidificano in coni, alcuni invece come quelli ad esempio del Pacifico debordano proprio perché la densità è molto, cioè sono molto liquidi questi magmi e quindi fuoriescono proprio immediatamente dalla faglia, si dice, faglia delle frattura in geofisica. Ecco, ma ci sono anche dei vulcani, probabilmente è il nostro Vesuvio, o anche l'Etna, cioè alcuni, che hanno addirittura la lava che viene direttamente dal mantello, quindi da profondità notevoli. Questi vulcani hanno milioni di anni, sono vulcani molto attivi da tanto tempo, quindi non è magma che fuoriesce così, ma pescano a profondità notevolissime e fuoriescono, cioè sono come dei carotaggi di magma che esce. Allora, le zone vulcaniche più importanti sono le zone di più recente formazione. Adesso vi sembrerà un po' nebuloso, quando fra un po' vi faccio la tettonica placca vi sarà tutto chiarissimo. Allora, ci sono nel nostro pianeta zone più antiche e zone più recenti. I vulcani sono nelle zone più recenti perché le rocce sono friabili. Le zone più antiche, che si chiamano cratoni o scudi, quello siberiano, quello canadese, quello della Groenlandia, dell'Antartide, lì non ci sono vulcani, perché il magma non riesce a rompere rocce granitiche, sono troppo cristallizzate. Allora il magma dove sliterà? Dove le rocce sono più friabili e sono quelle recenti. Ecco perché l'Italia, ad esempio, ha 4 vulcani attivi, 3 più 1, ecco, che sono appunto il Vesuvio, l'Etna, Stromboli e Vulcano, ma in particolare al largo delle coste campane calabresi il famoso vulcano sottomarino Marsili, che è pericolosissimo, adesso lo vedremo. Ecco, allora, perché molti vulcani sono addirittura sommersi, quindi eruttano magma sotto superfici oceaniche o di mari chiusi. Allora, dunque, la carta precedente però volevo usare. Ecco, vedete, voi avete le dispense, quindi vedete meglio lì. Vedete tutta questa realtà. Ecco, allora, vedete dove sono i maggiori vulcani del pianeta? Sono attorno al Pacifico, nell'arco caraibico, sono nella Rift Valley africana e nel bacino qui da noi, in Islanda, cioè nelle zone più recenti. Questo l'ho voluto mettere per la pericolosità del Vesuvio. Allora, se il Vesuvio, che non è spento, ma è un vulcano di tipo esplosivo, ecco, esplode come nel 79 dopo Cristo, è esploso altre volte, ma non con questa veemenza, può coprire e sommergere con polveri vulcaniche tutti questi comuni. Eh sì, perché i vulcani esplosivi, che sono i più pericolosi, accumulano un'energia tale che nel momento in cui si rompe il punto di equilibrio fuoriescono proprio colonne infinite di materiali vari, lapilli, ceneri, ad altissima altitudine. Se per caso, come nel caso di Pompei, soffia vento da nord-est, tutte queste polveri incandescenti coprono le zone, naturalmente queste zone qui. Ecco, quindi, oppure questa è alta a seconda di dove il vento soffia. Ecco, il Vesuvio è una mina per noi. Ecco, quando voi vedete il Vesuvio a Napoli, vedete che c'è un altro monte accanto, il Monte Somma. Quello è il residuo dell'antico Vesuvio dopo l'esplosione del 79 d.C. Cioè, quello risale allora, quello è il Vesuvio, il Monte Somma. Il cono che noi vediamo oggi si è formato dopo il 79 d.C. L'Etna è meno pericoloso, anche se è un vulcano naturalmente molto importante, perché erutta più frequentemente, erutta magma più solido,
e quindi nelle sciare di fuoco scende e si può in qualche maniera addomesticare, diciamo. Stromboli è un vulcano esplosivo, ma esplode continuamente ogni 10 minuti, quindi ha una sciara di fuoco ma va in mare. Vulcano è crescente praticamente. Marsili no. Allora andiamo avanti, ecco qua, queste sono naturalmente la carta di dei terremoti in Italia, ma abbiamo anche la carta dei terremoti nel mondo, però e dopo forse, era quella prima. Ah, perché ho messo i terremoti dei vulcani. Vabbè, comunque coincidono, scusate, perché dove ci sono vulcani ci sono terremoti, dove ci sono terremoti ci sono vulcani, perché sono tutti, vedremo, in terreni di recente formazione, quelli più dinamici, quelli non assestati, quelli ancora in fase di invecchiamento, quindi dove ci sono delle situazioni di rocce sedimentarie recenti o anche, ad esempio, rocce magmatiche recenti, non le magmatiche antiche o le metamorfiche. Ecco, allora andiamo avanti, Lorenzo, scusami. Ecco, questo è il Marsili. Se il Marsili è, naturalmente avrà un'eruzione molto forte, fra l'altro è un vulcano lunghissimo, creerà uno tsunami che andrà a colpire le coste calabro-campane. Tsunami sono onde che raggiungono anche i 12 metri di ampiezza. Quindi pensate voi, la violenza, ecco, nel Mediterraneo le onde più alte non superano di solito i 6 metri di ampiezza, l'ampiezza dell'altezza, eh? In genere il Mediterraneo oltre 6 metri è difficile che in condizioni normali, con uno tsunami potrebbero raddoppiare, quindi pensate alle coste del Salento, alle coste ad esempio calabre, ma quelle campane, che cosa sarebbe? Quindi noi abbiamo una realtà altro che protezione civile, cioè qui bisognerebbe conoscere bene la situazione geologica e a essere previdenti in epoche storiche passate. Questo è il discorso. Ma l'uomo si insedia ovunque, perfino quasi sul cratere del Vesuvio, quindi siamo a dei livelli. Pensate alla densità della zona fra Napoli e Castellammare di Stabia, Torre del Greco, sarebbe veramente un genocidio, speriamo di no. E se sono sempre monitorati, però evacuare tutte queste persone, attualmente il Vesuvio è molto caldo, quindi però non supera il limite per poter esplodere. Il Marsili è meno conosciuto, quindi ci fa un poco più di paura. Quando è che si stima che sia stata l'ultima attività del Vesuvio? Del Marsili. È stato nel 45, cioè il Vesuvio è un'attività molto frequente, non vediamo anche nel 700, ma come? Marsili. È un vulcano in eruzione, praticamente erutta in maniera costante, o insomma costante non sempre, però abbastanza spesso, ma noi temiamo che addirittura scoppi, perché il Marsilio è un vulcano non a cono, cioè è con una fessura dorsale, quindi con più bocche, per cui potrebbe esplodere da una all'altra, perché è molto attivo. Noi lo conosciamo ancora poco, perché è molto profondo. Sì, Patrizia, non come gli altri, perché è a profondità molto 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 consistente, cioè lì il Tirreno è profondo sui 3200 metri, lui sale fino a 500 metri dalla superficie, quindi è un vulcano consistente ed è un vulcano che ha diverse zone di attività, perché ha diverse bocche in questo lungo dipanarsi di rocce. Adesso se ne parla, non se ne è mai parlato. Io quando ero a scuola il Marsilio non esisteva. Cioè, ecco, ma ad esempio anche nei libri attualmente, in molti libri non è neanche citato, perché non ci sono fondi
ecco, per dirla come stanno le cose, per studiare bene, per cui è un vulcano ancora per noi abbastanza ignoto. Sì, ditemi pure, dimmi Prati. A proposito del Marsili, il materiale che si accumula lungo le scarpate, sì, potrebbe collassare, è vero, e generare un'onda di tsunami. È verissimo, pericolosissimo. Giusto? Giusto? Mi ero dimenticato di dirlo questo. Sì, perché in effetti, ma questi sono tutti i vulcani, sommersi, la lava che esce naturalmente si condensa alla base e sì, allora che cosa succede? C'è il principio dell'isostasia, cioè quando la lava diventa molto pesante, dovete pensare non a un fuoco di cenere, cioè sono migliaia di anni, milioni di anni di lava che si accumula. Il peso, fate finta che la crosta, come una barca, la crosta affonda il mantello. A un certo, fino a quando il mantello non reagisce, va tutto bene. Certo. Quando il mantello per isostasia fa, per l'usura di Archimede, si alza, succede quello che hai detto tu, Prati. Si alza e il mare può effettivamente debordare uno tsunami. Questo succede ad esempio nei vulcani oceanici. Noi, questo ad esempio, l'Italia ha degli ottimi geofisici, ma è che gli istituti universitari non hanno assolutamente quindi non possono fare ricerche, anzi interrompono molte volte anche quelli in campo archeologico, ne parliamo, ma anche in campo paleontologico comunque. Sì? C'era qualcuno che voleva dirmi? Gli attori corallini sono tutti vulcani? No, 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 allora, sono vulcani spenti. Allora, hai ragione Enzo, però il discorso è questo. L'atollo si forma sul bordo del cratere di un vulcano spento e quindi non sono pericolosi. Però quello che hai detto non è errato. A volte l'uomo non riesce a comprendere quanto sia veramente spento, perché se è quiescente per migliaia di anni, l'uomo non lo sa, potrebbe ugualmente, ma in genere, diciamo, nella stragrande maggioranza sono vulcani spenti. Se noi fossimo in clima tropicale, una bella corallina sarebbe a Santorini, nel mare Egeo. Santorini, quello che rimane, è praticamente un vulcano antico che si è distrutto nell'ultima eruzione, si è collassato e si è spento. Se qui fosse tropicale, su Santorini si formerebbe una barriera corallina, una sì. Sì? Anche il lago di Bolsena è un vulcano spento. Allora, sono tutti vulcani spenti quei laziali, sono Bracciano, Bolsena, il Vico, Albano e Nemi. Sono coni di vulcani spenti riempiti con acqua pluviale, che si sono riempiti, sono tutti vulcani spenti. Il cappellaccio laziale, che è poco fertile, che è il tufo è una roccia clastica, piroclastica, cioè praticamente proviene da erupzioni vulcaniche che si sono naturalmente sedimentate sul Lazio, e da questi vulcani qui venivano, e adesso si sono spenti e le acque pluviali hanno riempito questi vulcani. Il Trasimeno no. Il Trasimeno invece è un lago relitto praticamente, è una conca che si è, con torrenti, ruscelli, colmato, ma si restringe, come il lago d'Aral. Adesso c'è una grande questione mondiale, il lago d'Aral oltre il Caspio, che è un lago che dà fertilità a quella zona, che è una zona predesertica, si sta piano piano restringendo e la zona degli stati attorno sono in grande pericolo, perché tutta l'economia attorno agricola non si sa dove va a finire, perché senza il lago d'Aral. E voi dite perché? Perché chiaramente dighe sul Sirdario e la Mudaria, che sono i suoi affluenti, hanno fatto defluire l'acqua diversamente. Poi oggi c'è un consumo d'acqua, lo faremo quando faremo il problema ecologico e vedrete cosa l'uomo sta facendo. Per cui i laghi come il lago d'Aral, ma
il Trasimeno a noi interessa meno, ma per il turismo è importantissimo. Si stanno interrando. Ad esempio il lago di Avezzano, dove c'è Avezzano, lì c'era un lago, non c'è più, prosciugato fu, quello, il lago del Fucino. Quindi, ma quelli non c'entrano con i vulcani, sono conche ricolme d'acqua. Giusto, quelli laziali invece sono coli di vulcani spenti. Sono Bracciano, Polsena e Vico a nord di Roma, Albano e Nemi a sud di Roma, dove c'è, dove ci sono i castelli romani. Era la considerazione di una delle manifestazioni citate dalla Bibbia ai tempi della dell'Antico Egitto, sia legata all'esplosione di Santorini. Sì, allora c'è questa. Alcuni libri riportano questa cosa, sì, alcuni libri riportano questo, però non abbiamo prove storiche, quindi è probabile, ma non è sicuro. Direi che questa, diciamo, questo pensiero si sta diffondendo da anni, cioè non è, cioè gli scienziati non si pronunciano, ma non si pronunciano neanche in negativo, e quindi vuol dire che qualcosa può essere giusto. Allora, qui ho fatto la litosfera, però io direi che adesso vi faccio fare il break, perché sennò qui non so come fare a... Le 9:35. Sì, la litosfera, l'atmosfera... Sì, no, fate, perché l'atmosfera bisogna parlare del clima, quindi diciamo troppo tempo. Va bene, allora adesso... Voi fate l'intervallo, io vi metto tutte le rocce che, e anche i fossili, io ho portato, così voi potete vedere come sono queste cose. La stessa dispensa della scorsa settimana, la posso avere? No, sì. Ah, tu vuoi la prima? Sì, sì, ce l'ho. Te la vado a prendere. È la sfera per noi fondamentale, vediamo invece la sfera dell'aria. Allora, quindi vogliamo fare un pochino nessun segnale. Allora, comunque adesso cominciamo a dire qualcosa. Attorno alla litosfera c'è un involucro che che difende il nostro pianeta. Allora, voi sapete la grande, infatti io dedicherò una serata di inquinamento, il grande problema del buco dell'ozono, perché la fase dell'ozono che è nella medio-alta atmosfera, nella media atmosfera, se naturalmente viene distrutta, la vita biologica sul pianeta scompare, perché siamo battuti da raggi ultravioletti che ci distruggono biologicamente. Quindi è una fase straordinariamente importante quella dell'aria, e anche qui si divide in fasce, dalla troposfera, che è quella che è vicina a noi, alla stratosfera, alla mesosfera, alla termosfera e alla esosfera. La temperatura varia molto da sfera a sfera. Noi naturalmente, a noi interessa la troposfera, cioè quella vicino a noi. La temperatura diminuisce di 0,6 gradi ogni 100 metri, non di un grado ogni 100, di 0,6 gradi ogni 100 metri nelle medie latitudini. Allora, non sto a dirvi tutte le composizioni, perché assolutamente sarebbe assurdo fare tutta l'atmosfera a livello di troposfera, di stratosfera, di mesosfera, di termosfera e di ionosfera. Quello che mi interessa dire è come è composta la nostra atmosfera. Allora, la maggior parte della nostra atmosfera è composta da azoto, poi c'è un 21% di ossigeno che si è formato successivamente e che dà la possibilità alla vita,
Poi ci sono gas naturalmente nobili, meno importanti, percentuali bassissime, tipo elio, argon, idrogeno, anidride carbonica, che non è nobile, insomma, quindi una percentuale di 0,0, quindi le componenti più importanti sono azoto e ossigeno, questi in assoluta predominanza, e quindi l'azoto in una percentuale praticamente altissima, e l'ossigeno il 20, quasi 21%. Bene, allora, quello che mi interessa non è tanto la ionizzazione, eccetera, che è quello, sarebbe proprio uno studio più analitico, ma non è il caso di approfondire, è invece quello che interessa a noi. Cioè, a noi interessa in genere la meteorologia e la climatologia, cioè la nostra vita è influenzata dal tempo. Non, ecco, quando farò il problema ecologico parlo della fotosfera come si conviene, ma adesso parliamo dell'aria più vicina a noi. Allora, dunque, la differenza fra un tempo atmosferico e un clima. Se io vi dico oggi a Forlì il tempo è stato questo, cioè alle ore 8, 12, 14, 20, quindi io vi faccio l'analisi di una giornata, quindi di un tempo limitato, parlando della temperatura, dell'umidità e della pressione atmosferica. Questo è il tempo, e il tempo viene usato dalla meteorologia, cioè sono le condizioni in un luogo prestabilito. Il clima, invece, proviene da uno studio statistico empirico nel trentennale. Prima era secolare, oggi bastano 30 anni, cioè com'è il clima in quella regione XY? Non è che io parli di un giorno, ma vi dico il clima, ad esempio in Russia è temperato continentale, temperato fra virgolette, ma la classificazione dice questo, continentale. Qui è un clima temperato di transizione o subcontinentale. In Sicilia costiera è un clima subtropicale secco o mediterraneo, in Cina è un clima subtropicale umido o ossidico. Allora, quando io parlo di clima parlo della situazione in un luogo stabilita dall'analisi statistica di lungo periodo, e questa è la climatologia. Invece il tempo riguarda un giorno o una settimana. Però di ambedue i fattori sono questi. C'è qualcosa da scrivere? No. Allora, il clima, come poi anche il tempo atmosferico, ha tre elementi e molti fattori. Non vi farò i primi, perché la percezione di Köppen, Biasutti, non è il caso di farla. Allora, gli elementi sono la temperatura, quindi elementi sono la temperatura, l'umidità, le precipitazioni e la pressione atmosferica. Allora, quando io voglio dire, ad esempio, prendiamo il clima mediterraneo, se voi mi chiedeste che caratteristica è il Mediterraneo, io dovrei dire, cominciamo dalla temperatura. Allora, la temperatura del mese più freddo, che è gennaio, si aggira a Palermo sul più 10-12 gradi. La temperatura del mese più freddo, il mese più caldo, si aggira sui 25-26 gradi media mensile, che è luglio. L'escursione termica viene dalla differenza delle temperature. Allora, quindi il clima mediterraneo siculo, ma anche della Grecia, ha questo tipo di temperature. Vi posso dire anche quelle, ad esempio, di un mese o di una giornata. Cioè, vi faccio però un'analisi generalmente annuale. Nell'anno
se no va nel tempo, nell'anno la temperatura media del mese più freddo è questo, del mese più caldo è quella. Poi ci sono le isoterme, che sono linee che consumano punti a metà stessa temperatura. L'umidità, come sono le precipitazioni nel Mediterraneo? Sono prevalentemente invernali, poco abbondanti, quindi un clima subtropicale secco. L'umidità è prevalentemente per pioggia, mancano fenomeni di solidità come neve neve e ghiaccio, e naturalmente mancano fenomeni aeriformi come la nebbia. Ecco, quindi un clima subtropicale secco, con estate secca, prevalentemente secca nei mesi intermedi, e inverno invece l'unica stagione con una certa piovosità. Piovosità. Tutto questo perché, come la pressione atmosferica a Palermo, ma in Sicilia, nel Mediterraneo, è prevalentemente alta nell'arco dell'anno, soltanto in inverno c'è una prevalenza di bassa pressione. Ecco perché piove d'inverno, vedremo. In sintesi paurosa, vi ho detto il clima di Palermo. Ma che cos'è che fa sì che ci sia questo clima a Palermo o in Sicilia? Sono i fattori. I fattori sono numerosi. Allora, la latitudine, cioè la distanza dall'equatore, detto in maniera barbara, perché la latitudine sarebbe l'ampiezza veramente dell'angolo al centro misurato naturalmente su un arco di meridiano fra l'equatore e il luogo dove sono, ma lasciamo stare. La latitudine, Palermo è a latitudine medio-bassa, qui siamo, detto l'altra volta, media 45 gradi il Po. Poi l'esposizione. Allora, Palermo ha l'esposizione verso il Tirreno, verso nord, ma è circondato in una conca d'oro da alture che la proteggono, e ha l'esposizione marittima, quindi mite. Poi la morfologia, ecco, qui c'è la conca d'oro, ma la morfologia, ad esempio, non so, in pianura padana, la morfologia di pianura chiusa influenza questa umidità. Poi, ad esempio, altri fattori, ancora il mare o la cioè la marittimità o la continentalità. La presenza del mare è mitica, quella, l'assenza del mare invece no. Poi sono tanti, ad esempio l'uomo è un altro fattore, perché ad esempio se noi disboschiamo, si dovrebbe dire diboschiamo per la verità, è chiaro che cambiamo l'ecosistema, quindi cambiamo l'umidità, diminuiamo l'umidità, le esplosioni termiche aumentano perché non ci sono periodi d'ombra. Ad esempio nei laghi artificiali, proprio sull'orlo dei laghi artificiali, il clima è leggermente più mite, per esempio, che eccetera. Poi ci sono tanti fattori a seconda dei luoghi, insomma. Quindi, mentre questi mi servono a definire un clima, a dirvi com'è, questi fattori mi servono a dire il perché è così. Allora, non so se mi si è spiegato. Sì? Allora, ho accennato poco fa che quando c'è bassa pressione l'aria è perturbata, quando c'è alta pressione invece c'è una stasi, c'è del tempo. Le aree di alta pressione si chiamano anticicloniche, le aree di bassa pressione si chiamano cicloniche. Che cos'è la pressione atmosferica? Cosa misura? È il peso dell'aria. L'aria, Vannesi Torricelli fece il suo grande, naturalmente, strumento, che voi conoscete tutti, ma oggi si misura in millibar. Allora, la pressione normale a livello del mare, a 0 gradi, è di 1013 millibar. Ma
Dante prende la terra, Dante è vero, è nel paradiso, dice guardando la terra lei vuole che si fa tanto feroce. Ecco, queste sono le cose che mi sono molto interessanti. Grazie Gianni. Allora, dicevo, le aree anticicloniche sono aree di alta pressione, cioè oltre i 1013 millibar, quindi l'aria più pesante ma non più pesante come umidità, cioè pesa di più la colonna d'aria che abbiamo sopra di noi. Bassa pressione è meno di 1013 millibar. Perché la bassa pressione area ciclonica? Ecco, quello di... Ah beh, questo sì, è... Ma andiamo nel primo dopo, come non vedete dove ci sono le aree. Ecco, guardate un po', i venti soffiano dall'alta alla bassa. Nell'emisfero settentrionale, cioè nel nostro, l'alta pressione, il vento, è in senso anti-orario. Orario, scusate. Orario. La bassa pressione in senso anti-orario. E qui c'è la legge di Coriolis o di Ferrer, che non sto a dirvi, perché ha delle deviazioni. Nell'emisfero australe è il contrario, e i venti, vedete, dall'alta pressione fanno, cioè girano in senso orario e sono fagocitati dalla bassa pressione, e con i venti le perturbazioni. Quindi le perturbazioni si incunano nella bassa pressione perché il vento va dall'alta alla bassa pressione. Guardate questo ciclone, ecco, con l'occhio del ciclone, vedete? Vedete che questo è un ciclone in emisfero boreale, perché va in senso anti-orario, nell'emisfero australe va nel senso orario. Quindi quando abbiamo alta pressione abbiamo bel tempo stabile, quando c'è bassa pressione il tempo invece è perturbato. In Italia prevale l'alta pressione d'estate, perché ci sono due anticicloni importanti, uno delle Azzorre che d'estate viene a colpire per fortuna, viene a interessare anche l'Europa e ci dà un'estate fresca, comunque ventilata, perché viene dalle Azzorre. Quando invece arriva l'anticiclone del Nord Africa, sono quelle estati calde, 40 gradi. Il tempo è bello, ma caldissimo. D'inverno invece l'Europa ha una prevalenza di bassa pressione, compreso il Mediterraneo, perché si avvicina l'Europa, si ritirano gli anticicloni e si avvicina il ciclone del Nord Atlantico o dell'Islanda. Quindi bassa pressione. E arrivi in vortice sul Mediterraneo. Quando a noi piove, è perché si mette in vortice il ciclone islandese e con il Mediterraneo che crea umidità si autocreano nubi continuamente. Quando invece d'inverno abbiamo bel tempo, arriva un altro invece anticiclone, non un ciclone, quello russo-siberiano, quel freddo, ecco, secco, che però in Pianura Padana da qualche giorno con l'umidità si trasforma in neve. Quindi nell'arco dell'anno in Europa ci sono tre anticicloni, due estivi, Azzorre e nordafricano, un invernale russo-siberiano e un ciclone che però, meno male che c'è, se non piovrebbe mai, che è quello del Nord Atlantico dell'Islanda. Ecco, andiamo avanti. Sì, questo dopo naturalmente ho riportato le altitudini delle varie atmosfere, andiamo avanti. Ecco, qui sono i campi climi, voi naturalmente qui c'è la composizione dell'atmosfera, come ho detto prima, i climi, andate a vedere qui c'è una distinzione, non è proprio quella del Köppen, che è ancora la distinzione più importante, comunque vedete climi negativi, umidi, climi aridi, climi temperati, climi nivali, insomma. Non so farli perché sennò veramente non sarebbe più il caso. Poi, ecco, l'idrosfera, finita l'atmosfera, l'idrosfera, l'acqua. Allora qui c'è il ciclo dell'acqua, ma qui c'è veramente, il ciclo dell'acqua è qui. Evaporazione, condensazione, precipitazione,
Allora, quando precipita l'acqua, una parte, un terzo scende al mare, un terzo nelle falde freatiche e un terzo evapora. Quindi condensa sul mare, si alza, perché quindi si formano le nubi, trasportate sulla terraferma, piove, l'acqua piovana, un terzo scende al mare, un terzo nella falda freatica e un terzo evapora subito. Importantissima l'idrosfera, perché i mari mitigano, creano l'omeotermia. Allora, i mari profondi sono dei serbatoi di calore, ma anche di frescura. Perché ad esempio sul Tirreno il clima è più mite? Perché il Tirreno arriva a 3200 metri. Lo Ionio, all'alto della Grecia, supera nella fossa di Mantapan 5000 metri. L'Adriatico settentrionale, sapete quant'è? 100 metri. Quindi si riscalda moltissimo d'estate e si raffredda subito d'inverno. Quindi mitiga appena proprio sulla costa. Ecco perché noi qui non abbiamo un clima temperato, un clima mediterraneo, abbiamo un clima più continentale che marittimo. Importantissimo per i primi sono le correnti marine. Allora, sono quelle rosse, sono tutte correnti calde, quelle e blu correnti fredde. Ora vi dico subito, l'emisfero settentrionale è più caldo di quello meridionale, prima di tutto perché ha più terre emerse, quindi la terra assorbe molto i raggi, anche se li emette più velocemente, ma non è tanto per questo che è più caldo perché ha correnti calde. Vedete la del golfo, la Gulf Stream, che nasce qui, ma veramente la sedete qua, ecco, addirittura tra l'esito di Coriolis o di Ferrer devia e viene addirittura nel Mar Adriatico. Quindi queste coste sono tutte quante prive di ghiaccio. Qui che sarà dell'Arado fredda invece ghiacciato. Qua vedete ad esempio invece l'emissione meridionale quante correnti fredde. Se la fredda antartica continua, poi qui c'è quella del Benguela fredda, qua c'è quella di Humboldt fredda, qui c'è anche quella del Niño e la Niña, ma sono un'altra cosa. Quindi vedete che il nord ha generalmente correnti in genere più calde che l'emissione meridionale. Avanti. Ecco la biosfera, la litosfera. La litosfera, l'atmosfera, l'idrosfera insieme formano il geosistema, ma se aggiungiamo la biosfera, quindi litosfera, la sfera della crosta terrestre delle rocce, atmosfera, l'aria, idrosfera, l'acqua, biosfera, gli esseri viventi, piante, animali, esseri umani, formano il geosistema. Si dice un sistema integrato. Sì, vai Giulia, per la mattina. Ciao Marina. Allora, l'uomo si distribuisce tutto il pianeta? No, in gran parte. Ci sono zone ricettive, zone abitabili e zone non abitabili. Allora si distingue in biosfera fra ecumene, da oikos, che vuol dire dimora, subecumene e anecumene. Allora qui ho ricordato le zone anecumene, cioè le zone che non sono abitabili, sono generali deserti, oppure possono essere caldi o freddi, il Sahara è caldo, il Gobi in Asia è freddo, oppure sono le zone glaciali artiche e antartiche, oppure alcune zone equatoriali, dove la foresta è talmente fitta che non è umido, che è disadatto all'uomo. Le zone subecumeniche sono quelle di transizione. Ad esempio, vi ricordate che molte volte si parla della desertificazione in atto al sud del Sahara, nella fase del Sahel? Quella è una zona subecumenica, cioè si può vivere, ma non è adattissima alla vita umana, se non per coloro che si sono acclimatati. La zona del Ciao, del Mali, per esempio, quelle sono zone subecumeniche. Le zone ecumeniche sono quelle dei climi più temperati, chiaramente, i climi
mediterraneo, sinico, oceanico, quello continentale, i temperati, insomma, il tropicale anche. Allora, il sistema, ecco, tornando alla litosfera, oh, adesso qui vediamo, torniamo a quelle che ci interessano di più. Come si è formata questa crosta? Allora, oggi c'è la tonica placche. Qui chiaramente, allora, ho detto prima che la Terra dentro ha anche, ho detto, una parte fusa, liquida, un magma liquido. Su questo magma liquido galleggiano i continenti. Quindi questo magma, ho detto forze convettive, questo magma trasporta i continenti. Cioè, fate finta che questo magma dall'interno della Terra, che è fluido, ecco, andando per forze convettive dall'interno all'esterno, all'interno, sempre così, ma alcuni centimetri all'anno, ecco, ma nei milioni di anni, fa sì che i continenti si stacchino, cioè sono come barche alla deriva. Allora, la deriva dei continenti l'aveva capita Alfred Wegener nel 1915, ma lui pensava che i continenti slittassero, cioè proprio fossero come delle zattere su un mare di magma. Non è così, cioè è il magma che li porta con sé, ecco la tonica placca. Poi c'è anche naturalmente l'altra teoria, che è importantissima. Dopo Wegener si è scoperto che i fondali oceanici sono in espansione col paleomagnetismo. Ecco, allora, voi dite, ma come ha fatto Wegener a capire? Prima di lui avevano capito altri su questa cosa. Ha fatto un'analisi paleontologica dei continenti che si potevano incastrare, cioè del Sud America e dell'Africa, e ha visto che avevano fino ad un certo punto gli stessi piante, gli stessi animali, da un certo punto in poi invece divergevano. Quindi ha pensato che fossero uniti. Poi dopo si è capito, con la teoria dell'espansione degli oceani, l'Atlantico è in espansione, perché dove c'è la dorsale fuoriesce magma e naturalmente l'oceano si allarga, e lì naturalmente si è capito che è il magma che trasporta questi continenti alla deriva. L'ho detto in maniera molto sintetica, perché è da tardi. Ecco, la deriva dei continenti è questa. Andiamo avanti. Guardate, allora, le zolle. Allora, sono, fate finta, zolle sopra un magma, no? Sopra la stenosfera. Queste zolle si muovono perché quelle forze convettive, facendo spaccare la crosta, per forza si muovono, e di conseguenza si muovono tutti, fa finto un mosaico. I nostri terremoti sono legati al fatto che noi abbiamo una microzolla adriatica. Quando la zolla africana spinge su quella eurasiatica, tutte le zolle intermedie, quella turca, quella adriatica, si mettono in movimento. Ecco perché sono come una morsa. L'Adriatico scomparirà nei tempi geologici, andremo a finire nella Dinaria, quindi in Dalmazia. Ecco, allora l'Atlantico, tornando all'Atlantico, si apre a danno del Pacifico. Allora, questo slittamento che cosa crea? Guardate, allora qui sono tutte le placche, sono tantissime, quella di Nazca, della nord, quella indo-australiana. Allora, quando le placche si spostano, è chiaro che si vanno a scontrare. In questo scontro i sedimenti che sono intrappolati si alzano. Ecco l'orogenesi, ecco come si pongono le montagne. Questo in tutte le ere geologiche. Allora, le Alpi e gli Appennini sono nati, non so, un pochino dopo, sono nati perché la zolla africana, che in parte è sommersa, spinge su quella eurasiatica, e le terre intermedie,
i depositi di sedimenti marini vengono sbalzati in alto. Nella montagna rocciosa delle Ande stessa cosa, perché l'Atlantico si allarga, il continente americano va verso ovest, si scontra con la zona pacifica sommersa e naturalmente si alzano i detriti. Allora, guardate un po', cosa... questo è il piano di Venere, adesso lo... Vedendoci una scala dei tempi molto lunga, si può dire che la Terra è un corpo che si sta raffreddando? Sì. Se è un'alta generazione di calore, ma si sta raffreddando. Se oggi del riscaldamento, mi sembra che sia nel tempo che viene di qualche osservazione. Allora, l'atmosfera si riscalda. Un po' controintuitivo. No, allora, l'atmosfera si sta riscaldando per l'effetto serra che faremo quando faccio il problema ecologico. Il pianeta in sé, se non ci fosse l'uomo, col tempo tenderebbe a raffreddarsi, anche se ma in 5 miliardi di anni, anche se c'è un'autogenerazione per la radioattività interna. Quindi non si raffredda velocemente. C'è una, ma è superiore comunque l'invecchiarsi che ringiovanirsi. Come noi. Allora, dunque, quando ad esempio due zolle emerse si scontrano, è chiaro che le terre intermedie, cioè, si increspano e formano le montagne. La falla di Sant'Andrea in California, che è quella che conoscete, Sant'Andreas, le due zolle, quando si scontrano con quella americana e quella pacifica, fino a un certo punto tengono. Poi, quando supera il borderline del punto critico, fanno così, zac! E lì succedono i terremoti di Astoria e San Francisco. Capito? Quando la forza cinetica si libera, è disastrosa. Ecco, quando invece una zolla è emersa e l'altra è sommersa, è chiaro che scontrandosi si forma una grande energia, ma quella sommersa va sotto quella emersa e qui si formano le fosse oceaniche e in questo attrito c'è un grande vulcanismo e terremoti. Il Giappone, nel Giappone la fossa che si crea è che la placca nord pacifica va sotto la placca eurasiatica. Questo l'ha studiato Benioff e si chiama piano di Benioff ed è questo qui, vedete? Questo, la zolla sommersa va sotto quella emersa e si crea una cintura di vulcani con terremoti spaventosi. Questo succede attorno al Pacifico e si parla di arco di fuoco circumpacifico, che è questo di giù, ma si crea ad esempio anche quindi intorno al Pacifico, dappertutto, ma ad esempio nei Caraibi stessa cosa. Ecco, prima si parlava della Rift Valley, sì, veramente è scritto così, è scritto Great Rift Valley, il Rift. Allora, ma anche nella dorsale mediatlantica, nella dorsale oceanica, in mezzo c'è una spaccatura, una faglia con faglie trasformi. Ma la più importante è questa. Allora, l'Africa si sta spaccando dal Mozambico fino all'Etiopia. Cioè, praticamente, dove sono i laghi, il lago Vittorio, Rodolfo, Alberto, quelle sono tutte fosse tettoniche. Cioè, lì l'Africa si sta spaccando. E praticamente nei tipi geologici una parte andrà alla deriva verso Oriente. Il Mar Rosso e il Golfo di Aden si sono formati proprio per questa fossa, perché la Great Rift Valley fa così, poi l'altezza del Golfo di Aden si biforca, Golfo di Aden già sommerso, Mar Rosso sommerso, e finisce nel Golfo di Aqaba e nella depressione del Mar Morto.
la penisola arabica è spinta verso est, quindi come l'Adriatico il Golfo Persico sarà chiuso domani. Quindi l'Africa rimarrà senza il Corno d'Africa. Questa zona è ricchissima di vulcani perché è una zona di fenomeni endogeni. Il Kilimanjaro è un vulcano. Tutti i vulcani del Mozambico, del Kenya, sono legati a questo movimento della Rift Valley che è in formazione. Voi dovete pensare che la Pangea, questo continente che è unito fino al Paleozoico, nel Mesozoico ha iniziato a staccarsi, sapete, le Nord America è unita all'Eurasia, il Sud America all'Africa, all'Africa è unita il Madagascar, la crisi del Deccan, dell'India che si è staccata, è andata verso l'Eurasia, ha creato l'Himalaya, lì è unita l'Antartide e l'Australia. Quindi le due di Gondwana, l'Eurasia e Gondwana con la testa in mezzo, sarebbero tante le cose, però almeno che abbiate un'idea. Poi se qualcuno vuole fare delle domande, sono qua. Andiamo avanti. Ecco, siamo sempre lì. Ecco, qui arriviamo alla storia della Terra. Allora, le ere geologiche, qui facciamo abbastanza presto perché la riprendo la prossima volta. Dunque, quando noi andiamo a parlare della Terra, dobbiamo cronicizzare, rendere cronologica, cioè dobbiamo dividerla per comodità in eoni, in ere, eccetera. Allora, per avere un'idea, è chiaro che noi dei 4 miliardi e 600 milioni di anni fa, 4 miliardi e 600 milioni viene dell'origine di anni fa, per i primi, diciamo, 4 miliardi e mezzo, poco più, non sappiamo granché, perché le informazioni, il pianeta, l'atmosfera, l'acqua, fino a qualche tempo fa addirittura non si sapeva nulla prima del Paleozoico. Oggi non è così. Pensate che si è scoperto che la prima cellula, organismi monocellulari, forse sono comparsi addirittura 3 miliardi di anni fa. La paleontologia sta facendo dei salti da gigante. Quindi andiamo negli eoni. Cos'è un eone? Che vuol dire eternità, lungo periodo in greco. Sono i periodi enormemente lunghi che ci dividono questi 4 miliardi e 600 milioni di anni. Allora, quello che noi interessa è l'ultimo eone che si chiama Fanerozoico, cioè che comincia dal Paleozoico e arriva a noi. Gli altri eoni, uno si chiama Adeano, da Arte, ma queste sono curiosità, un Archeano, uno si chiama Proterozoico. Allora, fino al Proterozoico, fino a alcuni anni fa non si sapeva nulla, oggi invece si fa addirittura l'Archeano. Del leone adeano in formazione, l'atmosfera. Comunque, insomma, quindi la vita monocellulare probabilmente è nata già nell'Archeano, nel Proterozoico sicuramente sì, ma quello che conosciamo è tutta la genesi del Fanerozoico, quindi dal Paleozoico in avanti, ma praticamente degli ultimi 500, se ne ha proprio 500 milioni di anni e in 4 miliardi e 6 sono pochi. Allora, il Paleozoico lo conosciamo abbastanza bene. Allora, andiamo a vederlo. Eccolo qua. Qui questo è l'Archeozoico. Ecco, infatti quello di prima era un fossile dell'Arcaico, si trovano addirittura i fossili dell'Arcaico. Ecco, vai avanti. Ecco, questo è un fossile dell'Arcaico marino, naturalmente. Andiamo invece al Paleozoico. Finisco dopo con una citazione di Leonardo sul fossile. Dunque, ecco il chilomite. Questo vedete, tre lobi, era un mollusco praticamente marino. Il Paleozoico, con tutti i periodi dal Cambriano
Ordoviciano Siluriano, Carbonifero Permiano, comunque quello che mi interessa di vedere il Paleozoico è che qui comincia la vita veramente vegetale e animale più importante. Soprattutto abbiamo due collungamenti, il Caledoniano e l'Ercinico, di cui adesso non sto a dirvi, comunque alcune zone sono anche in Italia e in Sardegna, il Caledoniano soprattutto in Scandinavia, Scozia, Groenlandia, eccetera, l'Erciniano invece la zona della Germania, della Germania, della zona dell'Ercinico, ma quello che mi interessa è il Carbonifero, lì si formano. Praticamente le terre non erano come oggi, erano più a livello equatoriale, quindi fate finta che a livello equatoriale ci fossero come foreste ricche come l'Amazzonia, come quella del Congo, che sono state sommerse, quindi questi alberi sono stati completamente sommersi da strati di materiale e in assenza di ossigeno si sono carbonizzati. Allora i carboni più importanti sono l'antraciti e il tantrace. Ecco, questi sono materiali importantissimi per l'economia e sono del Carbonifero, quindi del periodo più lungo, del penultimo del Paleozoico. Quindi siamo circa 300 milioni di anni fa, tempi immemorabili. Il Paleozoico è un'era di emersione con due prolungamenti. Il clima è cambiato sempre nel pianeta, non soltanto nel quaternario, perché dei movimenti della Terra ci sono i movimenti millenari che sono la regressione degli equinozi e la nutazione che fa cambiare in qualche modo proprio anche i climi, poi cambiano per ceneri vulcaniche, per meteoriti che si scontrano col pianeta, quindi ci sono stati periodi sempre più freddi e più caldi. Il Mesozoico, l'era successiva, che è data da 245 milioni di anni fa, è un periodo caldo. I mari c'è un'ingressione, ingrediscono la Terra. Allora, generalmente è un periodo di clima in alcune zone tropicale, come ad esempio nella nostra zona. Ecco la formazione dei coralli e quindi delle rocce che danno origine alle Alpi, alle Dolomiti, scusate. Ecco, il Mesozoico, Triassico, Giurassico, Cretaceo, le rocce, la roccia, forse la ammonite, le rocce del calcare, la dolomia, eccetera, insomma. Mentre il Paleozoico ha queste rocce qua, queste è l'Archeozoico. Queste sono le rocce dell'Archeozoico, metamorfiche e magmatiche, intrusive e fusive, antiche. Queste sono le rocce invece del Mesozoico, queste sono le rocce invece del Cenozoico, l'arenale, la gira, la mano. Bene, allora andiamo avanti, Lorenza. Leonardo. Leonardo, lo finisco con Leonardo. Ricordalo perché voglio leggervi quello che Leonardo aveva capito e già lasciato nel codice Leicester e Windsor sui fossili. Ecco, il Mesozoico, la ammonite e sapete che è l'era dei rettili, i grandi rettili, soprattutto il Giurassico, quindi dei dinosauri. Che vuol dire rettili terribili, quindi sia nei mari, sia su terraferma, sia in aria, carnivori e erbivori, quelli in terraferma. Ecco, alla fine del Mesozoico scompaiono, le teorie sono varie, forse un meteorite enorme che ha creato un cambiamento climatico, oppure polveri vulcaniche, che hanno offuscato il cielo e hanno cambiato il clima, oppure perché effettivamente le specie hanno un ingigantimento e poi terminano, questo in tutta la genetica, la zoogenetica. Il Mesozoico è un'era tranquilla da un punto di vista genetico, mentre nel Paleozoico, ma anche l'Archeozoico, abbiamo nei grandi scudi dei cartoni abbiamo dei residui di collungamento, l'Uroniano per esempio nel Labrador, ma mentre il Paleozoico ha due collungamenti forti, il Caledoniano, quello ad esempio dell'Inghilterra eccetera e il Cinico della Germania, il Mesozoico è un'era tranquilla, il mare che ingredisce, mare caldo, ma alla fine comincia le placche,
si spostano e comincia il loro genesi alpini, malayana, montagne rocciose e ante, i grandi orogeni del nostro pianeta, che avranno la massima diffusione nel Cenozoico, quindi nell'era, nella penultima era, durata da 65 milioni di anni fa a 1 milione e 800 mila anni fa. Si divide in periodi, il Paleocene, Eocene, Oligocene, eccetera. Ecco, questa è l'era dei corrugamenti grandi, alpini malayani. Le Alpi seguono un corrugamento, diciamo che va dalla zona alpina attraverso i Carpazi fino al Pamir e all'Himalaya. Gli Appennini invece seguono un corrugamento che dal medio, alto e basso Atlante del Marocco, Algeria, passa attraverso la dorsale appenninica, le Alpi Dinariche, i Monti del Tauro, vanno fino all'Iran e si congiungono nel Pamir, e di lì naturalmente la grande catena dell'Himalaya e dell'Altai. Quindi c'è una convergenza proprio nel nodo del Pamir. Le montagne rocciose e le Ande hanno una formazione, le Ande un poco precedente, le montagne rocciose un poco successiva, quelle costiere, ma è identica. Solo che mentre le Alpi dell'Himalaya si formano per scontro fra zona africana ed eurasiatica, l'Himalaya fra la zona del Deccan e quella, cioè dell'India, e quella dell'eurasiatica, invece le Ande e le montagne rocciose per zona nordamericana, sudamericana contro la zona pacifica, è quella di Nazca e di Cocos nel Pacifico. Quindi è scontro di zone o emerse o sommerse, e i sedimenti marini vengono sollevati. Il nostro Pentapennino sono sedimenti di mare sollevati, sono argille, arenali e marne, falde di ricoprimento si chiamano. E se voi andate lungo il Marecchia, che avete queste guglie, no? Dove c'è San Leo, dove c'è ad esempio anche San Marino, quelli sono dei calcari mesozoici trasportati su queste falde come delle barche. Praticamente tutti questi sedimenti marini hanno trasportato anche dei sedimenti calcari e delle argille scagliose. Dunque, ecco, questo è ad esempio questo corrugamento qui, vedete come le rocce sono, si dice, a pieghe, antipinali, sentinali, con faglie inverse dirette. Nell'Appennino lo vedete, a volte gli strati sono orizzontali, a volte sono obliqui, a volte sono verticali, sono rotti, hanno delle faglie. Santa Sofia ha una faglia forte, per esempio. Allora, ecco, i posti del Cenozoico sono quasi nostri. Neozoico. 1.800.000 anni fa comincia l'uomo. Allora, abbiamo gli ominidi, quindi scimmie antropomorfe. Da un ramo, si dice, di questa realtà, nell'altopiano della Tanzania, dove c'è la Great Rift Valley, si sarebbero formati i primi ominidi. Sono degli australopiteci, o australopitechi, alcuni dicono così, che cominciano ad avere sembianze ominide, fino ad apparire l'Homo habilis, che comincia nel Paleolitico a scheggiare la pietra, quindi pietra scheggiata e amigdale, cioè mandorle scheggiate, e alla pietra levigata. Ecco, Homo habilis, Homo erectus, poi abbiamo l'Homo sapiens, con naturalmente l'uomo di Neanderthal, il Neanderthalensis. Il neozoico, quaternario, antropozoico, che è quello in cui nasce l'uomo, abbiamo ancora l'orogenesi alpini malayana, non è finita, ma abbiamo un'era di alcuni addirittura le quaternarie lo mettono fra nel Cenozoico, ma meglio dividerlo perché è nato l'uomo. Abbiamo un'era con oscillazioni climatiche forti. Allora, dunque, eccole qua. Ci sono state delle forti glaciazioni, cioè abbassamenti di temperature molto lunghi e periodi caldi interglaciali.
e le vediamo dei fossili, 5 periodi glaciali, Donald Gunz Mindelisewurm, da valli tedesche, e periodi interglaciali caldi. Noi siamo in un periodo post-glaciale che ha a volte picchi di freddo, picchi di caldo. Quello attuale, e per l'effetto serra anche, è un periodo che tende ad alzare la temperatura, ma anche per un fatto climatico, non soltanto per l'effetto serra. Allora, pensate che durante l'ultima glaciazione, che è finita 10.000 anni fa, quella di Wurm, in cui è comparso l'Homo sapiens sapiens, cioè noi, cioè l'uomo di Cro-Magnon, noi, i ghiacci arrivavano a coprire quasi tutta l'Europa centro-settentrionale, l'arco alpino è completamente gelato fino a dove sono i laghi prealpini sono in valli glaciali e sono chiusi dalle morene che sono i sedimenti frontali dei ghiacciai, per cui i ghiacciai arrivavano fino qui durante il volo. Allora, questi, e sto concludendo, questo andirivieni di temperatura faceva sì che nei periodi interglaciali i fiumi portassero tantissimi detriti, colmando appunto le pianure, non solo la prima padana, ma del Gange, per esempio, tutte le pianure alluvionali sono così. E pensate che la pianura padana è stata colmata già prima, perché durante il Wurmiano, cioè quando c'è una glaciazione, i mari si ritirano, perché è chiaro che l'acqua del mare deve, una parte diventa ghiaccio. I mari si erano ritirati di circa 100 metri e la pianura padana è arrivata qua, guardate, questa, Malta è unita praticamente, la Sardegna con la Corsica, l'Italia era così 10.000 anni fa, mentre prima delle glaciazioni, cioè prima del Quaternario, l'Italia era così, a sinistra, avete visto che noi avevamo tutto mare. L'Adriatico ha un golfo enorme, quindi alla fine del Cenozoico l'Italia era un arcipelago. Alla fine del Wurmiano addirittura era più ampia. Siamo in un post-glaciale, ma certamente è un periodo interglaciale anche questo, perché abbiamo visto che il Quaternario ha questi sbalzi di temperatura che poi anche il Paleozoico ha avuto. Paleozoico. Sì. Il quale sostiene che le correnti del Golfo sono diminuite di intensità. Sì, ha ragione. Di intensità, e questo ci porterà a una glaciazione. Ma che sarà una cosa molto veloce. Anche. Questo signore ha ragione. Almeno sembra così, cioè la rete del Golfo che detto prima arriva a sgelare i mari, anche i mari di Norvegia, tant'è che il porto di Narvik, sì, c'è anche la Svezia, il porto di Narvik, perché è libero da ghiacci anche d'inverno. La rete del Golfo sembra che in effetti stia diminuendo la sua intensità, e se questo è, non riesce ad attraversare l'Atlantico e a venire nel nord Europa. Se allora se è vero, perché ci sono naturalmente sempre, è dinamica la situazione del nostro pianeta, quindi può darsi che poi cambi situazione. È chiaro che è una situazione abbastanza veloce a livello geologico, non a livello biologico. Se è così, se sarà così, avremo tutta la zona del centro nord Europa come la Groenlandia, identico. È vero, sì. Si è in contrasto con... No, si deve aiutare, bene, una visione un po' della complessità delle cose, cioè noi siamo in questi 200 anni dei folli nel saccheggiare le risorse che ci sono, ma la rappresentazione di quello che è 5 grandi glaciazioni negli ultimi 800.000 anni dicono che questa cosa qui c'è stata ancora, quindi non è una novità in assoluto. Solo che i tempi dipende quant'è la perturbazione delle nostre cose, quello che stiamo facendo noi. Esatto. Lei ha ragione, quindi infatti ho detto può essere, ma può anche cambiare la dinamica. E l'uomo cosa fa? Perché adesso vi apro una parentesi, ma vi faccio fare troppo tardi. La costa adriatica che noi vediamo abbassarsi, in realtà per bradisismo negativo
dico, se noi non la toccassimo, si alzerebbe. È quella tirrenica che ha un adesivo positivo. La nostra costa è in innalzamento, ma le costruzioni sulla costa che seccano le falde imbrifere e la temperatura del metano al largo fanno sì che la subsidenza, si chiama così, superi, cioè l'abbassamento, superi il bradisismo, quindi si abbassa. Quindi lei ha ragione, la follia umana bisogna dire dove arriva, perché possiamo cambiare tutto. Ora, allora, tornando a noi e finisco, i terreni del Neozoico sono importantissimi, perché nei terreni alluvionali, ai bordi delle catene del terziario, del Cenozoico, ci sono gli idrocarburi. Quindi il metano, idrocarburo CH4 è gassoso, il petrolio liquido e il bitume, che è un idrocarburo solido, si trovano ai piedi delle catene montuose terziarie cenotroiche in aree pianeggianti, come il Golfo Persico. Vedete, allora la Pianura Padana, infatti, sa metà, ma la Pianura Padana avrebbe idrocarburi, ma vi ho detto che il mare qui era almeno 1000 metri, quindi è a profondità forse molto alta e non è assolutamente conveniente andare oggi a pescarlo, ma probabilmente noi avremo petrolio sotto la Pianura Padana, ma a profondità non economiche. Quindi è così, quindi fondamentali sono questi terreni. Bene, allora finiamo. Allora, ho detto. Posso fare un'osservazione? Sì, sì, Roberto, dimmi. Per esperienza personale, quando sono andato in Sardegna, quando sono andato, sono rimasto sorpreso che visitando il museo di Ferrara, sì, ho ritrovato gli stessi oggetti di pietra spiaggiata, età 150 mila anni fa, che noi troviamo sulle nostre colline. Nella Monte Pozzolo, qui sì, e altro qua. Ecco, allora volevo dire che durante queste glaciazioni il mare si è abbassato talmente tanto, sì, che con un preistorico è riuscito ad andare dal continente, sì, fino sull'isola della Sardegna. Di 100 metri. Quindi sono rimasto sorpreso. Voi pensate che lo sud di Bering, fra Alaska e Siberia, era transitabile, tant'è che l'America fu abitata da razze gialle, gli amerindi provengono dall'Asia, questo lo faremo con le migrazioni. Erano molto basse. Dove noi troviamo la conchiglia artica islandica, sì, che lo dice il nome, con fosso di acqua, esatto, fredda, però durante le fasi del Miocene, cioè circa 20 milioni di anni fa, sì, c'erano delle morie grandi di pesci, esatto, per sì, l'evaporazione dell'acqua che diventava troppo salina, sì, e in questi prati dove le acque evaporavano così in fretta troviamo i fossili. Sì, è vero, ma voi dovete pensare che comunque in questi periodi glaciali la fauna e la flora, noi avevamo fauna e flora che oggi sono nelle zone siberiane qui, mentre i periodi interglaciali erano una fauna di tipo tropicale, ad esempio avevamo rinoceronti e elefanti proprio nelle nostre zone, quindi nostre, sì, esatto. Ecco, questa è naturalmente l'evoluzione dagli australopitici all'Homo sapiens sapiens. Poi ecco, allora, che c'è il paleolitico lunghissimo, diviso in tre periodi, mesolitico breve, neolitico sono gli ultimi 10.000 anni. Alla fine del neolitico abbiamo che l'uomo comincia, in effetti, ma questo lo farò la prossima volta, comincia a lavorare i metalli, conosce il fuoco, quindi naturalmente il rame, il bronzo e il ferro. Il ferro per ultimo perché è il più difficile da fondere. E qui siamo in periodo naturalmente preistorico e protostorico, perché arriviamo alle soglie della nostra civiltà. E qui dopo ho fatto uno schema riassuntivo di quello che vi ho detto. Quindi la prossima volta io vi farò la geografia dell'arte preistorica e protostorica, ma riprendo dal paleolitico e vi dico solo due nozioni.
Il paleolitico in geografia sociale, geografia dell'arte, è un periodo lunghissimo, ma interessantissimo, lo vedremo, in cui l'arte era un'arte realistica. Le grotte di Lascaux, di Altamira, voi vedete questi animali che sono perfetti. Quindi c'era una realtà figurativa, un'iconografia aderente al vero. E vi dirò il perché. E quindi si parla di naturalismo paleolitico. Il neolitico, che data proprio gli ultimi 10.000 anni, anzi 9.000 anni, l'uomo che diventa agricoltore, pastore, si urbanizza, comincia a pensare anche a livello metafisico, l'uomo non ha più bisogno della naturalità della figura, ma della sua geometrizzazione. Se voi andate a vedere i grafiti della Valca Monica, voi vedete che sono stilizzate, sono tutti segmenti che formano la figura di un uomo, di un animale, eccetera. Qui si parla di geometrizzazione neolitica, addirittura l'uomo che va oltre la figurazione reale per una affigurazione astratta. Quindi che cosa ne desumiamo? Che non abbiamo assolutamente creato nulla di nuovo. Se andiamo a vedere tutta la nostra preistoria e protostoria, non abbiamo fatto altro che prendere di lì e andare avanti, forse. Vedremo. Ora vi saluto con una, per questo veramente, perché tutte le volte che faccio una materia anche diversa, Leonardo c'è sempre. Non è qualcosa di straordinario, prendete come Platone in filosofia, quindi vero Manuela, io credo sia, evidentemente sono menti che nascono con una, così, che hanno una seme di divino. Allora voi dovete pensare che, non sto a dirvi, sui fossili c'è la teoria inorganica di Aristotele, di Avicenna, la teoria organica fra cui c'è proprio Leonardo, ma nasce da Senofane di Colofone, pensate voi. Ma pensate Leonardo cosa scriveva sui fossili, ma non solo sui fossili. L'antico Mediterraneo riceveva le acque dall'Africa, dall'Asia e dall'Europa, e le cime dell'Appennino stavano in esso mare in forma di isole. Avete visto quella figura del Cenotafio di prima, che è un arcipelago? Quindi le cime dell'Appennino stavano in esso mare in forma di isole, verissimo, circondate dalle acque salse, quindi erano proprio arcipelaghi, e sopra le pianure dell'Italia, dove oggi volano gli uccelli a torme, quindi sulla pianura padana, solevano discorrere i pesci a grandi squadre. Quindi aveva capito che la pianura padana era un golfo marino, quindi c'erano, dice, dove oggi ci sono gli uccelli che volano, c'erano i pesci che nuotavano. Allora siamo, Leonardo è nato nel 1452 ed è morto nel 1519. Aveva capito tutto, ci sono voluti secoli, dall'800 al 900, per capire la tettonica a placche. Forse se si leggeva il codice lei si stessi capiva prima, cioè aveva perché non era un'intuizione. Porta in questo codice tutte le sperimentazioni. Tant'è che si dice l'uomo della sperimentazione ed è il fondatore il precursore della geologia. Quindi un applauso a Leonardo. Ed è italiano. Cioè, quando leggo questo, che non conoscevo, perché
io sono curioso e vado a trovare tutte le parti, ho detto ma com'è possibile una cosa così? I libri pochissimi lo riportano. Uno dei pochi che riporta Leonardo è questo, ed è, secondo me, sono i testi di Elvidio Lupia Palmieri, che poi li faccio insieme ad altri, ma è Lupia Palmieri, sono anche da Zanichelli, sono i testi migliori che ci siano, sia a livello proprio non solo propedeutico ma anche analitico. E se volete delle notizie di ultima mano, potete prendere il calendario Atlante di Agostini, che è quel libretto rosso che esce tutti gli anni, lì ci sono tutte le notizie politiche, fisiche, economiche aggiornate in tutto il mondo. Se no c'è l'Enciclopedia Grazzanti, oppure c'è lo Statesman's Yearbook, però in inglese, che era, ma io direi che il calendario di Agostini, se uno vuole, è quello fatto in, sembra è così piccolo, sembra quasi un breviario, ma è aggiornatissimo. La De Agostini comunque in un campo geografico, anche la Zanichelli, il Lupia Palmieri, che è un libro che adottano in tutti i licei ma anche in alcuni esami all'università, per me, secondo voi, è il libro, sono i libri, non ne ha fatti diversi, ma sono tutti analoghi e tutti molto interessanti. Dalla Zanichelli sono meglio. Bene, allora noi ci vediamo martedì prossimo e faremo invece la geografia dell'arte, riprendendo di qua, dal neonato. Grazie a voi. Grazie. Martedì, martedì il 23, non nel polizio, martedì, perché se no il 24 non si vede. Grazie comunque. Sì, sono qua. Sì, 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 a colori. Allora, sono così. Ve li posso passare la mia cosa. Ah, certo, è di pisano da chiavetta. Che se gli rimanessi cioè, con la dici alla tua età, alla mia età. Qualcosa perché dico quello che serve. Stefi.